Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo qualificati al torneo di Polesella per le fasi finali e allora oggi partiremo dai quarti di finale e vedremo dove riusciremo ad arrivare. Eh sì, speriamo di riuscire a vincere mentre Nick va a fare una doccia in vista appunto dei quarti di finale. E sicuramente ora i giochi si complicano, però siete passati come primi nonostante la sconfitta iniziale, o meglio, la sconfitta dopo la seconda partita. Sì, quella poteva essere una sconfitta importante, per fortuna poi siamo riusciti a vincerle tutte e quindi sicuramente può aiutarci molto a essere passati come primi. Tra l'altro è venuto anche il Caimano oggi, vieni Caimano a sostenere la squadra. Come ragazzi, stai Caimano? Io sto bene, sto seguendo la squadra come se fossi in campo, quindi sono molto felice di essere qui. Quali sono le tue vibes riguardanti la squadra? Secondo te a che livello siamo? Secondo me siamo a un buon livello, però come abbiamo visto ci sono delle grandissime squadre da non sottovalutare, anzi giocatori di A2, B, quindi tanta roba, però secondo me possiamo farcelo, dai. Speriamo, speriamo. Invece per quanto riguarda le maglie, ti piacciono Caimano? Tantissimo, spaccano troppo, bellissime. Ma queste magliette si possono comprare? Volendo si possono anche acquistare, fateci sapere, dovete contattare Fabio in direct e poi dopo ci si accorda su tutto eventualmente. Qualora le voleste noi le facciamo fare e ve le facciamo avere direttamente a casa vostra. Allora sarò il primo acquirente. Grande Caimano! Beh, tornando comunque alla partita di oggi, sicuramente il livello si alza perché affronterete l'elite, le ultime 8 rimaste. Vediamo come ve la caverete. Secondo te ora avete trovato anche un po' più di sinergia rispetto alle partite iniziali? Perché comunque ho visto una squadra un po' in crescita. Sì, siamo stati in crescita durante il torneo, sicuramente adesso affronteremo squadre più forti, quindi dobbiamo stare concentrati e giocare come quelle che abbiamo già fatto, anche se c'è stato un attimo di pausa, di stacco e quindi anche mentalmente è difficile adesso ritornare come prima, è la parte più importante. Sì, poi chiaramente c'è anche un po' la componente del gol, solo 2 gol realizzati in questo torneo, abbiamo ricordato, esatto, 2 gol e mezzo, magari possiamo dire di anti, ho visto che è un gol, insomma, datelo a rivedere ragazzi, andatelo a rivedere. 3 gol su 5 minuti. Fateci sapere se poi quello lì per voi era gol. Per me era autogol, ma facciamo finta che fosse gol di Antimo, anche perché poi ha giocato pochissimo e ha reso tantissimo. Questo è sicuramente un segno di un grande giocatore. E te Antimo oggi ti aspetti qualche minutaggio? Allora io ho già parlato con Beppe, abbiamo avuto un piccolo litigio prima off camera, però alla fine abbiamo trovato la quadra, mi ha pagato 2 spritz e sono entrato in campo nella maniera migliore possibile, così come avete potuto vedere un pallone toccato realizzato, gol valevole il 9-0 se non erro, quindi un gol pesante, fini del risultato, fini della classifica, fini del posizionamento poi alla fine. Sì, anche perché la differenza rete non conta, quindi sicuramente è un gol importante. Esatto, a fronte soprattutto di questo è importante il mio gol. Null'altro da aggiungere se non che ci possiamo catapultare all'interno di questo quarto di finale. Fabio, sei carico? Sì, dai. Dai, sono carico, vediamo. Troverai il gol? No, vabbè, non mi interessa il gol. Io voglio vincere il torneo perché... Perché vuoi i soldi? In quel modo vinciamo i soldi, non facendo i gol. Giusto, guarda. Però, ecco, se ti dicessi che invece chi fa più gol ha un bonus di 200 euro... Ormai sarebbe un po' tardi visto che Nick ha non so quanti gol. Mai dire mai, comunque. No, non mi interessa. Cavolate a parte, adesso andiamo dentro coi quarti, raga. Andiamo. Andiamo. Vamos! E niente, ragazzi, ho trovato ancora una volta il gol. Ma Nick, quanti ne ha trovati di gol oggi? Non lo so, quanti ne ho fatti? 2 sicuri, però... minchia, più di 2. Tre? Tre? Solo 3. Ok, me ne ricordo due. Sono difficili, premessa, però una partita meno proibitiva, visto che siamo passati come primi. Fabio, ti saresti aspettato qualche gol in più? Io sì, sinceramente, tu? Ma io ti dico, la cosa che... Ah, qualche gol sì, però il modo di giocare è giusto, tendiamo a non sbagliare, chi gioca lui non giocando in prima linea, io gioco in prima linea, ho più possibilità di fare gol rispetto a lui che è più indietro. Te l'aspettavi questo mio approccio alla partita? E al torneo? No, non mi aspettavo neanche questo minutaggio sinceramente. Affanculo, cioè, elevato comunque. Elevato, okay. Cioè alla fine ho visto proprio, ma lì sono... lì hai fatto un movimento che davvero, cioè è stato straordinario, perché ti spiego. Praticamente te ti sei messo tra me e Gigi, poi a una certa hai tagliato nel tempo giusto, che è la cosa più difficile, perché in questo sport i tempi, il movimento è tutto una coordinazione, possiamo dire così. E quindi te hai fatto il taglio, cioè senza giocare a futsal, infatti mi ha sorpreso, sei andato sul secondo facendoti passare la palla dietro e aspettandola, chiudendola, hai fatto un gol davvero. Infatti io ero in tribuna che ti ho applaudito e mi è piaciuta proprio la giocata che hai fatto, proprio il movimento, perché hai creato tu il passaggio e l'assist automaticamente, anche senza toccare la palla, che è una cosa che bisogna tenere in considerazione, perché io non ho l'agilità di Fabio, la tecnica di Fabio, quindi per forza, minchia, intanto sta succedendo la rissa, gli arbitri che no, sai cosa, però io non ho le qualità tecniche di Fabio, quindi per forza devo provare a pensare prima, se no. Allora praticamente ragazzi, nonostante siamo passati come primi, il sorteggio voluto che affrontassimo una delle squadre più forti del torneo, che è passata per sfortuna come seconda, quindi le cose si complicano. I candidati alla vittoria di questo torneo, a quanto ho capito, li affronteremo praticamente ora. Come ti senti in ottica quarti di finale, Ivan? Insomma, si sta bene, c'è tiepido. C'è tiepido? Sì, tiepido. Si butti nuovo in campo, fai la frittata, ma... Ci sta, non è male. Abbiamo anche dei difetti, eh. Abbiamo anche dei difetti, e quali sono?
Vinciamo. Vinciamo. Tra l'altro mi diceva Beppe che abbiamo beccato una delle squadre più forti che potessimo beccare, esatto, l'abbiamo beccata, sì, ai quarti. Sono, per sono i ragazzi culo di sorteggio. Quindi. No, sono i ragazzi di Bologna poi. Anche arrivando primi non ci conveniva arrivare primi. Conveniva arrivare secondi. Però vabbè, dai, ce la giochiamo e in bocca al lupo, dai. E allora è tutto pronto per questo quarto di finale in cui si sfideranno FDM e Pantarei. Partono nei primi quattro Pozzi, Ferrante, Cioccia e Calaia, difesi da Di Bitonto. Ma che giocatori ci sono in campo? Tanta tanta qualità. Tra l'altro il numero 10 avversario è qualcosa di clamoroso, abbiamo già visto nelle partite precedenti. Sì. 99. E infatti adesso 99 ci prova subito a girarsi, a fare la perna su Ivan che si oppone. Calaia va a recuperare il pallone. Guardiamo quindi come anche Beppe ci abbia... Va bene, riferito Nico, di come questa bene, sia effettivamente quasi una finale anticipata. Di Bitonto non trova un ottimo lancio, l'arpione, il numero 3, Calaia gioca un po' con le mani, attenzione che adesso va via il numero 3 che cerca il fondo, il tiro verso la porta, scivola. Ora si riparte con il possesso per l'FDM nei buoni piedi di Nicolas Calaia, che prova ad andare via, Calaia, la finta, Calaia, gran giocata, poi Cioccia prova a girarsi, lo scarico per Gigi Ferrante che carica il destro, trova la conclusione ma anche il muro da parte del numero 3. Ora costruisce il Pantarei con il numero 10, attenzione a questo pericolo, conclusione fintata da parte del giocatore numero 4 del Pantarei. Di Bitonto però c'è Pozzi, va verso Ferrante, si pesta un po' i piedi con Calaia, poi ancora Nicalaia, alza verso Gigi Ferrante, bella la parata da parte del portiere. Ferrante va a riprendersi questo pallone, poi gioca un po' da terra, però comunque spesce il pallone fuori. Potrebbe giocare anche più in alto. Attenzione, intanto la rimessa non battuta benissimo da Pozzi. Di Bitonto ha fatto un miracolo. Adesso Calaia prova ad andare via. Calaia va sul destro, viene letto prima in anticipo. Poi bravo il numero 4 comunque a gestirlo. Esce Cioccia, entra Fabio. Fabio partire a destra. Sicuramente è un cliente molto scomodo. Adesso palla verticale al 99 che cerca la sponda, Fabio legge tutto in anticipo ma palla rimane lì, attenzione ancora al 99, in tre su di lui a rubargli questo pallone ma lo difende con forza, con prepotenza. E allora di nuovo gestione per il Pantarei. Avvicinati Fabio, a 10. Tiro verso la porta, ecco il numero 10. Michelacci e Fabio vanno proprio su di lui, poi bravo Calaia in gestione, Pozzi sporca il pallone, Michelacci va da Fabio, in uno contro uno, Fabio deve puntarlo, Fabio ci prova, ci riesce, prova il mancino, ottima parata da parte del portiere, buono squillo da parte di Fabio, che prova adesso anche a far salire i suoi, Fabio viene sempre incontro, attacca il primo palo, poi palla alzata verso Pozzi, un po' scomoda da gestire, Pozzi la mette giù con la sua, la prova a salire Fabio, non ci riesce in un primo momento, poi rischia un po' di inciampare, trova adesso Fabio, che è l'uno contro uno, Fabio viene letto in anticipo, Calaia ritrova il pallone, Calaia va via, Calaia uno contro uno, è bravissimo numero 4 che sta dimostrando di essere veramente un grandissimo giocatore, sta facendo una fase difensiva incredibile. Di Bitonto trova Calaia, Calaia il tacco verso Fabio che fa esplodere il mancino, palla che per poco tra l'altro non passa in mezzo alle gambe del portiere, che anche lui comunque sembra di livello. Bravo, bravo Cioccia a leggere questo pallone, cerca l'appoggio di qualcuno, palla che poi termina in out, rimessa a favore del Pantarei. Palla al portiere, pallone difficile da gestire, infatti lo perde, Calaia, Calaia perde un po' il tempo, Nicolas Calaia, numero 10. Palla verso il 99 che non trova l'appoggio del 10, e allora Fabio, uno contro uno, può andare via, Fabio cerca il mancino che parte, ora scivola sul piede d'appoggio e purtroppo questa è anche l'imprevedibilità del campo. La possesso per il Pantarei. Palla verso il numero 11, posizione defilata, Calaia lo contiene. Ora punizione. Battuta dentro, deviazione da parte del numero 6, ma forse anche di Pozzi, infatti si ripartirà dal calcio d'angolo. Fuori come sempre il numero 99 che ha un'ottima botta da fuori. Palla per il 10, controlli con la sua, la va a sfidare Calaia, va via. Il numero 10, il tiro verso la porta, ancora Pozzi, ben appostato. Ottimo lavoro e ottima partita finora da parte del numero 9, come sempre una garanzia. In verticale trova il 99, Pozzi perde il grip, attenzione che può andare il 99, gioca un po' da terra di Pozzi, va via il 6 che calcia verso la porta, ma c'è sempre, come sempre, Ivan Pozzi. Attenzione a fuori il numero 10. Battuta esterna, il tiro verso la porta da parte del numero 11, palla che termina fuori. 99 cerca come sempre il numero 10. Va a sfidare Michelacci, il guizzo del 10, Michelacci di forza, di cattiveria. Mette fallo. Allora Calaia in barriera, Cioci nei pressi del primo palo, Pozzi sul secondo, deve difendere il 99. Numero 10 andrà probabilmente verso la porta, ma c'è anche la soluzione esterna verso il 6. Palla del 10 che cerca la porta, Cioci, bravissimo. Palla al portiere. La alza nella zona del 99 che andrà a difendere questo pallone, no, perché la palla termina fuori.
Pozzi da Calaia. Calaia deve difendere il pallone degli avversari, trova Pozzi. Ivan Pozzi, la parata del portiere. Peccato perché questa è un'ottima occasione. Ora il numero 11 perde il pallone sempre a Nicalaia. Calaia va via. Calaia cade. Calaia cade ma si gioca. Ora il portiere va da 99, siamo già dall'altra parte. Attenzione, 99 che va a sfidare Ferrante. Calaia si è fatto male. E allora entriamo nel recupero di questa fantastica partita. Palla ridata a Ferrante. Di Bitonto raccoglie, Calaia prova a prendere posizione. La palla rimessa fuori. E allora si ripete la circostanza di prima. Palla di Bitonto. Calaia come sempre prende posizione per una delle ultime occasioni. Palla per Calaia, la protegge. Il tiro di Ferrante. Grandissima parata da parte del portiere. E forse c'è un'altra, un'ultima speranza per l'FDM per evitare quelli che probabilmente saranno i calci di rigore. Cioccia, fuori da Calaia. Calaia va sul mancino, peste piedi a Ferrante. E il match termina qui. 0-0, partita bellissima, equilibratissima, livello altissimo. E sicuramente, nonostante le porte e le reti siano bianche in questo match, la partita è stata fantastica, spettacolare. Una parata fenomenale. Ricordiamo il portiere. Quest'anno chiamato in nazionale. Sì, sicuramente sembra di livello. Ha parato anche più di Bitonto, nonostante tutto, perché poi abbiamo visto anche attaccare molto il Pantarei in questa partita, però concretizzare poco e mettere poche volte in pericolo di fatto di Bitonto. Allora è tutto pronto per il primo rigore. Parte il numero 10 contro di Bitonto. Il tiro! Tocca di Bitonto, ma non basta. 1-0 per il Pantarei. Pronto a partire Michelacci. Con il mancino! Bellissimo rigore da parte di Michelacci. Battezza anche l'angolo giusto, giusto il punto, il numero 1. Numero 11 contro di Bitonto. Parte il tiro! Palla da una parte, Dibbi dall'altra. 2-1. Pronto Ferrante. Conte passi. Parte Ferrante, palo! Palo. Pozzi ha deciso di non guardare questo rigore. E alla fine non è andata bene. Parte il 99! Infatti sbaglio pure io. Palla da una parte ancora una volta, portiere dall'altra. E alla fine, questo era l'ultimo rigore, sancisce la fine del torneo dell'FDM. Eccoci ragazzi, purtroppo è appena terminata la partita con la sconfitta da parte dell'FDM Official Team. I rigori non hanno giocato sicuramente. Un bello scherzo, ma dopo andremo a sentire anche quelli che sono stati i protagonisti di questo match. Peccato perché il sorteggio è stato sbagliato. È una condizione che è stata accettata anche dagli organizzatori. Noi abbiamo sbagliato a non lamentarci prima e a lamentarci dopo è troppo facile. Quindi accettiamo questa sconfitta, seppur dispiace, perché abbiamo beccato la seconda intermedia. I gironi erano 2 da 5 e 1 da 4. Avremmo dovuto beccare la terza. Invece abbiamo beccato la seconda, neanche peggiore, ma intermedia. Quindi c'è stato un po' di sfarfallio. Quella che è stata l'ultima partita sarebbe potuta essere una potenziale finale, però è andata così e va bene così. Ringrazio comunque tutti i ragazzi per la partecipazione al torneo, è stata un'esperienza incredibile. Poi vi porteremo anche i prossimi tornei prossimamente. Eccoci dunque al termine di questo quarto di finale. Per la squadra FDM Official Team non c'è stata fortuna ai calci di rigore. 3 rigori a testa, avete sbagliato il secondo, l'ha sbagliato il prof, però devo dire che l'ha calciato ugualmente bene, quindi non mi sentirei di darti una colpa. Più che altro sottolineerei il sorteggio, che non è stato fatto nella maniera migliore possibile, o perlomeno no, non sono stati fatti dei giusti accoppiamenti. Poi magari avremmo perso lo stesso, però diceva Andrea giustamente, anche con l'ha detto, l'accoppiamento non era corretto. Sì, non è stato corretto l'accoppiamento, però vabbè, non ne facciamo una colpa agli organizzatori. Abbiamo giocato un'ottima partita, penso finita in pareggio nei 20 minuti, e purtroppo i rigori sono una lotteria, è tipo una roulette russa, si vive o si muore. Noi purtroppo oggi siamo morti. Eh sì, peccato perché davvero è calcio di rigore, ma poi sul finale il tiro sì, che hai fatto, che ha fatto un miracolo il portiere. Devo dire che nel complessivo mi sono piaciuti molto gli altri. Se dovessimo valutare l'incontro tipo pugilistico ai punti, sì, ai punti abbiamo avuto più occasioni nitide, pulite, certo, noi e tu per tu col portiere, che ha fatto 4-5 miracoli, un rigore. Però anche Dibbi. Anche Dibbi ha fatto i rigori, però loro... Il palo interno del... Il palo interno, però loro occasioni pulite, tutti i tiri da fuori, non, sì, non sono mai entrati in modo pulito in aria, secondo me. Poi ovviamente loro sono fortissimi. Anche loro, Montalti l'anno prossimo andrà a fare la Serie A. Per me abbiamo avuto un bellissimo approccio, siamo entrati bene, abbiamo continuato bene. Un peccato per il finale, che purtroppo non sono riuscito a conquistarmi il rigore. Per me il rigore c'era, allo stesso tempo un pelino mi sono buttato anche per accentuare comunque la caduta, ma allo stesso tempo la partita è rimasta lì fino alla fine. Poi come dicevano prima anche i ragazzi, i rigori, anche se perdi dici cazzo, cioè non è bravura, è tirare. Poi il portiere, noi abbiamo avuto sfiga, non c'è stata neanche una parata. Purtroppo Gigi ha preso il palo, del resto mi sono divertito perché la partita
partita è stata bellissima, è stata ad alti ritmi e lì davanti abbiamo fatto male, allo stesso tempo loro hanno girato più la palla, cioè non c'è da nascondere questo. Mi dicevano in molti sarebbe potuto essere la finale, vedevo anche sì. Molti dietro di me che commentavano, dicevano però wow, si scontrano già. Poi anche a fronte dell'ultima partita che abbiamo visto qui tra gialli e neri, non diciamo nomi. Te invece Fabio come l'hai vista? Oh, sì, sono d'accordo con quello che hanno detto loro. Da parte nostra cioè, non c'è nulla da rimproverarci, è stato brutto il sorteggio perché troppo ci è andata male, poteva essere benissimo una finale, siamo usciti prima, solo questo cioè, che fa rosicare, ma non la partita in sé perché secondo me non abbiamo nulla da rimproverarci. Assolutamente. Sì, io comunque almeno a vedere là fuori concordo molto con quello che ha detto Nick, anche perché poi alla fine Dibby è vero, un po' all'interno però non l'ho visto parare così tanto, è stata una partita equilibrata in cui loro hanno mantenuto molto il possesso ma non sono riusciti a trovare poi così tanti spazi. Durante la partita ho visto molto più parate da parte dell'altro portiere, partita spettacolare, decise rigori, peccato, fa niente, è stata comunque una bella partita, lo spettacolo c'è stato nonostante le reti bianche. A proposito di reti bianche, io ho chiuso a 3, Fabio a 2. No! Infatti errore mio che non ho inserito Antimo. Per me mi ha perso perché dovevo battere io il rigore che ha sbagliato il prof. Il loro grande vince. Sì, e tra l'altro non so se sia una coincidenza, però due partite Antimo non ha giocato su 3 e 2 avete perso. Coincidenze? Io non credo. Ho paura dell'esonero. Sì. Rischia. Senti, Gamberini la out. Che trema, Gamberini. Gamberini out. Gamberini out. Il problema era Ferrante. Ma come si fa a chiamare Ferrante? Come fai a giocare ancora? Fortunatamente non abbiamo inserito Ayman in squadra. Fortunatamente. Siamo arrivati ai quarti. Altrimenti uscivamo ai gironi. Grazie a voi che ci avete dato la possibilità di fare questo torneo. Io mi sono divertito. Ho scoperto nuovi posti. Ho fatto un giro in macchina. Piacevole, sta, insomma. Piacevole. In discrezione di mercato. Calaia forse torna al balza. Occhio. Esagerato adesso. Discrezione. Iscrivetevi al canale. Mandateci qualcosa di soldi. Non lo so. Bonifici, PayPal, Mastercard. Accettiamo tutto. Se volete. Ferrante vi fa vedere anche i suoi piedi. Vediamo. Che sberla. Io non riesco a alzare la gamba fino a lì. Allora, Ibrahimovic. Che Calaia lo voglio vedere anche il prossimo anno con continuità. Bravo. Dai, dalla prossima si punta alla Serie A col balzo. Occhio. Occhio. Piccolo spoiler. Lancia la sfida. Lancia la sfida, Gigi. Sicuramente la squadra ha giocato molto bene. La partita è stata bella. Che c'erano due squadre a confronto. Forse le due migliori del torneo e ci siamo divertiti, l'importante è stato questo. Ringrazio voi tutti del canale, iscrivetevi al canale. Bravo, bravo. Ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, siamo quasi a 100.000 iscritti, quindi fatelo ora e attivate ovviamente anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Commentate il video, mettete tantissimi mi piace, condividetelo, come dice anche Gigi Ferrante, iscrivetevi con più account per chiaramente darci ancora di più il vostro supporto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.